Cari amici bianconeri, ciao da Simone Avsim. È difficile parlare onestamente di qualcosa, gli argomenti si stanno sgretolando, inaridendo sotto questo caldo. Ragazzi, oggi è domenica, domenica 30 luglio, ma già da ieri si vedeva, insomma, non ci sono tante novità in giro, perché insomma è un weekend estivo, uno dei più estivi del cuore proprio dell'estate, si inizia ad entrare proprio nel periodo delle vere ferie agostane. E un po' ci sono delle trattative per quanto riguarda il calciomercato che sono abbastanza statiche, però ho, diciamo, individuato qualcosa di utile da proporvi in prospettiva per i prossimi giorni e ve lo dico adesso. Sì, perché avrei potuto fare anche un video di 10 minuti sull'autogol di Kondogbia, così come un video di altrettanta durata. Sulle dichiarazioni di Pallotta relativamente al mercato e alla gestione finanziaria del Milan. Sono argomenti interessantissimi rispetto ai quali possiamo dire tantissime cose, ci sarebbero tante cose da dire, tante che non dicono i giornali, ad esempio, però preferisco rimanere sulla mia Juventus e dirvi che cosa succederà nei prossimi giorni. Siamo al cospetto di una settimana importante nella quale potremmo chiudere addirittura tre affari, che non sono 6 perché 3 e 3, ma sono 3. 3 affari importanti che ci consentirebbero di chiudere definitivamente il calcio mercato con quindi 2-3 settimane di anticipo rispetto alla chiusura effettiva, lasciandoci il tempo residuo per le cessioni, per ultimare le cessioni. Cosa, aspetto, non di poco conto, non lo abbiamo finora sottolineato, ma la Juventus, a differenza degli altri anni, sta acquistando prima di cedere. È vero, è successo anche l'anno scorso, abbiamo preso Higuaín e successivamente abbiamo venduto Pogba, però in altre finestre di mercato abbiamo aspettato l'uscita di qualcuno per poi prendere qualcun altro, come nel caso per esempio di Hernanes. Insomma, invece in questo momento la Juve sta pensando prima a prendere chi serve per rinforzare e poi a cedere chi eventualmente risulta in esubero. E allora vediamo, perché nei prossimi giorni potrebbe chiudersi l'affare per l'acquisto di Joao Cancelo alla Juventus. Lo dico perché non se ne sta parlando da diversi giorni, per cui secondo me la trattativa sta andando avanti silenziosamente e sarà conclusa a breve. Quindi finalmente l'acquisto del terzino destro che sicuramente ci serve e che ci fa fare che diciamo che ci garantisce un buon livello di qualità nel ruolo. Stessa questione, anzi, questione diversa perché non è un affare silente, ma anche qui possiamo chiudere a breve, veramente in pochissimi giorni, l'acquisto di Blaise Matuidi, ai noi. Perché per 20 milioni il PSG lo può dar via, la trattativa è in fase avanzata, ovviamente, come sapete, ci sono ottimi rapporti purtroppo con Mino Raiola e quindi pare che anche nel giro di 2 o 3 giorni, quindi entro mercoledì prossimo, l'affare si possa chiudere e possa essere ufficializzato Blaise Matuidi alla Juventus. Negli stessi termini Keita, come sapete, Marotta ha detto pubblicamente che ha presentato un'offerta alla Lazio per Keita, quindi ha fatto uscire anche la Lazio allo scoperto e Lotito soprattutto. L'offerta è di 20 milioni. Lotito non la può rifiutare perché pure Keita, come Matuidi, va in scadenza tra 11 mesi, l'anno prossimo. Non ci sono altre squadre che hanno raggiunto un'intesa con il calciatore, perché su Keita c'erano ad esempio il West Ham, ma anche l'Inter, ovviamente, come per tutti gli obiettivi della Juventus. Però Keita vuole solo la Juve, anche il Napoli aveva fatto un'offerta per Keita, addirittura di 30 milioni, così pare, ma non andrà avanti questa trattativa perché Keita vuole solo la Juve e 20 milioni Lotito li deve accettare per forza, altrimenti lo perde a zero l'anno prossimo. E questi quindi sono i 3 acquisti della Juventus: Joao Cancelo, Matuidi e Keita nel giro di pochi giorni. Poi mi direte se ci ho preso oppure mi verrete a dire che non capisco niente e che non ho indovinato nulla. Però vi ricordo che fino adesso ho preso molti degli quasi tutti gli acquisti della Juventus in realtà. Avevo dato per fatto solo un Zonzi che poi è saltato, ma neanche tanto, perché solo perché ci si è messo davanti Matuidi, altrimenti, come Marotta ha detto, l'obiettivo della Juve erano Matuidi e Zonzi perché vogliono un centrocampista esperto. Quindi sono questi due, poi vedremo chi uscirà. Possibile l'uscita a questo punto di Cuadrado, come ho già anticipato nel caso in cui entra Keita. Sicura la partenza di Lemina, probabile la partenza di Rincon. Per quanto riguarda Lichtsteiner, ha fatto un post ieri sui suoi canali social, nel quale fa intendere che resterà alla Juventus. Stiamo a posto, ragazzi.
Però ovviamente se viene giocato Cancelo non può assolutamente rimanere l'X-Steiner, perché altrimenti mi dovete dire come facciamo a far giocare tre terzini. Alexandro è titolarissimo, De Sciglio dovrà pur giocare perché è un nuovo acquisto, João Cancelo dovrà giocare assolutamente titolare, poi Lichtsteiner che cosa ci sa fare visto che non sa giocare a sinistra, a quel punto cioè, abbiamo comunque Asamoah che sostituisce Alexandro a sinistra, quindi non avrebbe senso tenere anche Lichtsteiner. Vedremo nei prossimi giorni, ci sentiamo nella prossima settimana a partire da domani, come sempre nuovo video, quindi iscrivetevi al mio canale per avere gli aggiornamenti e le notifiche sui video che pubblicherò. Ovviamente lasciatemi i vostri commenti, anche se mi volete raccontare cosa fate oggi che è domenica e fa caldo. Seguitemi su Twitter Simone Avsim e cliccate mi piace alla mia pagina Facebook Simone Avsim Juve. Sempre forza Juve!